Edilizia sanitaria, concluso il dibattito. Documenti discussi in aula. La festa dell'Europa. Il Consiglio regionale ha proseguito il 3 maggio il dibattito sulle comunicazioni dell'assessore alla sanità su edilizia sanitaria e realizzazione di nuovi ospedali. L'Assemblea ha poi discusso e votato diversi atti di indirizzo. In copertina! Si è concluso il 3 maggio con le repliche dell'assessore e il rinvio degli atti di indirizzo in commissione il dibattito sull'edilizia sanitaria e sulla realizzazione di nuovi ospedali in Piemonte, iniziato in Consiglio regionale il 26 aprile. L'assessore ha risposto a tutti i principali temi sollevati durante la discussione. Per quanto riguarda la Città della Scienza di Torino, ha precisato che non verrà esternalizzato alcun servizio ospedaliero, ma solo la manutenzione e la gestione del riscaldamento. Il tema dell'edilizia sanitaria verrà approfondito in commissione, dove sono stati rinviati i 5 atti di indirizzo presentati sul tema. Nella seduta del 3 maggio, il Consiglio regionale ha discusso numerosi ordini del giorno e mozioni, 16 gli atti di indirizzo approvati su diversi argomenti. Tra questi, le bonifiche e l'inquinamento, i parchi, la sanità, l'attività estrattiva, la videosorveglianza e i trasporti. In particolare, sono stati approvati all'unanimità 3 documenti per la soluzione del caso Regeni. Viene celebrata per la prima volta con una cerimonia in Piazza Castello a Torino il 9 maggio la Festa dell'Europa. Nell'ambito della manifestazione presentata a Palazzo Lascaris e promossa dal Consiglio regionale con il Parlamento europeo e il patrocinio della città di Torino, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 32esima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei. I premiati provenienti da tutte le province piemontesi potranno partecipare a un viaggio studio a Bruxelles presso le istituzioni europee. Bene, il 9 maggio si festeggia l'Europa. Quando si fa una festa vuol dire che si è tutti allegri. In realtà la situazione europea non è affatto allegra. Noi dobbiamo porci il problema di che Europa vogliamo, se vogliamo l'Europa. Ed è molto bello, secondo me, che la Regione Piemonte, il Consiglio, la Consulta, si rivolga proprio ai giovani, con queste conferenze che ha fatto sull'Europa, un po' in tutto il Piemonte, per stimolarli a discutere dell'Europa. Non indottrinarli sull'Europa, ma a discutere dell'Europa. Questa è veramente una cosa positiva per la nostra democrazia e per il proseguo dell'Europa.